Shazam. Aspettiamo che finisce il rimbombo del fulmine. A posto. Ammalignati, io turbati, fulminati, che dopo essere stati fulminati si sono trasformati. Bentornati. Oggi parlerò di... How I Met a Sample. Cazzo, che figata! Oggi parlerò in una visione del tutto personale, come sempre, di come riconoscere, di come scegliere, di come apprezzare, di come condire, e mo che c'entra? Un motherfucking sample! Effettivamente, pensandoci un attimo, possiamo fare un bordello di analogie. Hai detto analogie con How I Met Your Mother. E che cazzo c'entra? Dato che ho sbattuto la testa da piccolo, tramite How I Met Your Mother userò la fregna come metafora per i sample. Pensiamo ai personaggi principali. Abbiamo il leggendario Barney. Lui passa tutta la serie a trombarsene una dietro l'altra sempre diversa. Proprio come un beatmaker che sperimenta a ruota sempre stili nuovi e nuove tipologie di sample. Poi abbiamo il protagonista Ted, che cerca la madre dei suoi figli. Un po' proprio come il beatmaker che cambia stile per cercare di arrivare allo stile che farà suo per sempre. Infine abbiamo Marshall, un lampapacchio del gruppo. Lui sta con la sua ragazza dei tempi del liceo e dopo 10 anni di stare insieme si sposano. Come un beatmaker che inizia, trova il suo stile e se lo porta per il resto della sua vita. Ok, abbiamo fatto delle stupide analogie. In questo video non mi soffermerò su questi 3 tipi di beatmaker. E allora che cazzo ce n'hai parlato a fare? Lo sapete che me la porto per 3 ore prima di arrivare al nocciolo della questione. Soffermiamoci sui novelli beatmaker che non sanno completamente dove mettere le mani. Chiaramente si parte da una base di campionamento che può essere benissimo il funk, il soul, il gospel, il jazz e in alcuni casi il rock. Qual è il dramma di tutto ciò? Gli MP3 che ti consentono di beccare qualunque cosa. Ora non voglio puntare il dito, non voglio fare le tipiche paranoie. Se non è un vinile non campionarlo. In quanto comunque tu, povero idiota, campioneresti dal vinile, faresti un lavoro con una qualità audio superiore, ma poi lo esporteresti in MP3 rovinando il tutto. Quindi omettiamo tutto ciò. Voglio soffermarmi sul fatto che i novelli beatmaker, non sapendo dove mettere mani, si buttano sui classici. Ergo, James Brown, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, Otis Redding. E tutto ciò cosa porta in questa cultura? Il fatto che un buon 50% della gente che ti linka i suoi beat e li linka sempre con gli stessi campioni. Il che cosa ti porta a pensare? L'ho usato io, l'ha usato Premiere, l'ha usato Ciccio, l'ha usato Peppi Sghighiro, l'ha usato Yoshimitsu, l'ha usato Agamennone, eccetera, eccetera. Ma anche tra le nuove leve ci sono quelli che sanno reinventarsi. Ma qual è il problema? Se non lo sai fare, non ci siamo. Per esempio, il mio compare Kerbit ha fatto un lavoro campionando le musichette in 8 bit dei videogiochi. Gli è venuta una roba spettacolare. Perché lui sa dove mettere le mani. Quando mi viene linkata la colonna sonora di Marvel Ultimate Alliance 2 e mi viene chiesto da uno che fa beat da quasi 3 giorni abbondanti, secondo te se la campiono cosa avviene? Io l'ascolto. E penso, a me con sta musica viene voglia di aiutare i più deboli, di combattere il crimine, di salvare il mondo, di distruggere il meteorite direzionato verso la Terra, di fermare Black Adam, andare nel castello del Dottor Destino, sventare i piani del Dottor Octopus e scoparmi Mary Jane. Non di fare hip hop. E che cazzo? Sì, è una bella melodia, è una musica molto orecchiabile. Ma uno la trovi in qualità audio di merda. 2. Da lavorare una roba del genere è difficilissimo. Ma no. Ci provano, loopano la melodia principale, gli mettono una batteria, il tutto suona di merda e ci restano male, poveretti. Ma qual è un altro grandissimo problema dei novelli beatmaker? Lasciando stare quelli che usano i loop in quanto neanche li considero beatmaker. Quelli che riescono a creare dei lavori decenti, ma come delle teste di cazzo, invece di usare dei sample di batteria, si campionano le batterie degli altri pezzi pop. Cioè mi fai cagare.
Io ovviamente non faccio nomi, ma quante volte ho sentito il kick di DJ Sciocca in beat che non erano di DJ Sciocca. E neanche leggermente modificato. Una batteria. O la Campioni, che sarebbe anche il metodo migliore. Prima che qualcuno dica incongruenza o contraddizione, intendo dire campionarla da un pezzo funk, da un pezzo funky, da qualcos'altro, non da una drum di un altro beatmaker. O usi sample pack, che sono una cosa di merda, una rapina. O se vuoi ti scarichi drum kit. Ma non rubare le batterie degli altri, pezzo di idiota. Poi la gente se ne accorge. Epic file. In conclusione, vuoi fare musica campionando altra musica? Non sai come trovare quella musica? È facile. Ascolta tanta musica. Benvenuti a Sample Samplet. Il primo pezzo appartiene ai Lyricals. Credi che sia facile? Apro gli occhi per capire la ragione dove sta. Predico, medito come sua santità. Si sa che... Il campione appartiene ad Eddie Brickell, What I Am. Il secondo pezzo appartiene a SOG Bombastic. You call me Mr. Bombastic, Family Fantastic, puts me on my box, says I'm Mr. Rogue. Il campione appartiene a King Floyd, Baby Let Me Kiss You. Mio fidato esercito di youtubati, ci sono interessantissime novità. Allora, la domanda del giorno è riuscita a rompermi i coglioni in meno di un mese. Penso che lo usate in 3 puntate, forse 4, non ricordo in questo momento. Ho deciso di fare una cosa molto più interessante. Molti di voi mi mandano messaggi privati dicendo: puoi parlare del mio nuovo demo, puoi parlare del mio nuovo EP, eccetera, eccetera. Bene, adesso è possibile. Come pochissimi di voi sanno, è nata la mia nuova pagina Facebook. Montato! Ma vaffanculo. Volete che parli del vostro demo? È facile. Postatelo nella mia pagina di Facebook e io in ordine cronologico, puntata dopo puntata, parlerò del vostro demo. Non farò selezioni, non dirò no, questo mi piace, ne parlo, questo non mi piace, no. Ed è qui che arriva il bello. Vuoi che io parli di te? Vuoi che i miei iscritti scarichino il tuo demo? Devi accollarti il rischio di non piacermi. Perché io mi riservo il diritto di dire: se è bello scaricalo, se è una merda è una merda. Quindi, se ritieni che il tuo prodotto meriti, postamelo in bacheca. Io, senza discriminare, eliminare, scartare nessuno, ne parlerò. Ma ripeto, mi riservo il diritto anche di parlarne male. Qui, dopo Sample Sampled, parlerò per 2 minuti di tutti i vostri demo. Siete contenti? Giacca sta finendo, scrivo ora pure recensioni, facciamo. Ah, è importante, nel gruppo, non nel mio profilo privato. Quelli che vanno nel mio profilo Andrea Jason Rudder neanche me li cago. Quelli che sono nel gruppo Jason RDR verranno tutti presi in considerazione. Tralasciando questo, cosa avete da dirmi di buono sui rapper squadri? E la gente è negativa. Me ne fotte un cazzo della gente positiva che non mi capisce. Ammazzate l'insegnante se vi punisce, non lasciate strisce, vendetta vera, non finirò in galera, fiducia e baldazzi. Vendetta vera, non finirò in galera, fiducia e baldazzi.